olistica nella cura delle malattie reumatiche è fondamentale per evitare degenerazioni che gravano sulla salute del paziente. Riuscire a sapere con largo anticipo la possibilità evolutiva di una patologia in questo campo consentirebbe di ottenere risultati importanti per chi potenzialmente è affetto da un'artrite cronica invalidante o da altre malattie simili. Fatto questo, però, c'è da lavorare anche sull'efficacia e tollerabilità dei farmaci biologici, aprendo contestualmente un'azione sinergica tra reumatologie, riabilitazione e chirurgia ortopedica. In pratica bisogna integrare gli approcci farmacologici, riabilitativi e chirurgici con l'obiettivo finale di personalizzare sempre di più la terapia a cui sottoporre i singoli pazienti. Su questi temi, ma non solo, che si è sviluppato il dibattito all'interno delle giornate reumatologiche salernitane, giunte alla loro 8ª edizione. La diagnosi precoce è importante e fondamentale in queste patologie, perché ci permette di agire immediatamente, di fare una diagnosi in tempi brevissimi e di trovare subito la terapia più adeguata per quel determinato paziente. Oggi ci sono tanti nuovi farmaci che possono aiutare e combattere queste malattie reumatiche. Sì, un tempo queste patologie creavano grossi danni sia a livello articolare sia a livello degli organi interni, ma da circa 20 anni noi abbiamo a disposizione dei farmaci efficacissimi e che permettono l'arresto, di bloccare in modo completo queste patologie. Quali sono le patologie reumatiche più ricorrenti, dottore Moscato? Soprattutto l'artrite reumatoide, la spondilite anchilosante, l'artrite psoriasica, ma anche patologie che colpiscono gli organi interni, le cosiddette malattie sistemiche come il lupus eritematoso sistemico. Noi a Salerno abbiamo un grosso numero di pazienti con questa patologia, soprattutto sono giovani questi pazienti, che trattiamo con nuovi farmaci biologici che permettono di bloccare in modo molto efficace questa grave patologia. Ogni settimana all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno visitate tante persone, circa 100. Sì, io devo ringraziare l'amministrazione dell'ospedale a nome del direttore Nicola Cantone, del direttore sanitario Silvestri e del direttore amministrativo, che hanno permesso l'ampliamento della reumatologia di Salerno con l'arrivo di due giovani e brave dottoresse che permettono veramente di fare un numero elevato di visite specialistiche reumatologiche. Facciamo circa 100 visite reumatologiche a settimana e per cui riusciamo veramente a dare una risposta ai bisogni di salute della gente della provincia di Salerno. Anzi, negli ultimi tempi abbiamo anche pazienti dalle altre province della Campania e anche da fuori regione. Professore Cantadini, ci sono molte malattie reumatiche piuttosto frequenti, ce ne sono altre molto rare per le quali è difficile fare una diagnosi precoce. Sì, tra queste ci sono le malattie autoinfiammatorie, che sono un gruppo di recente scoperta di malattie del sistema immunitario innato. Ne fa parte un sottogruppo di malattie chiamate febbri periodiche ereditarie, sono malattie genetiche, inizialmente sono state ritenute di pertinenza esclusivamente pediatrica. In realtà negli ultimi anni la letteratura scientifica ci ha mostrato come anche il paziente adulto possa esserne interessato e quindi si possa verificare un esordio tardivo dei sintomi. Nell'adulto la diagnosi differenziale è resa complessa dall'assenza di informazioni che abbiamo relativamente all'età pediatrica in rapporto alle manifestazioni cliniche e alle modalità di presentazione. Ovviamente il raggiungimento di una diagnosi precoce consente anche l'introduzione di terapie precoci in questi pazienti, questo perché ci sono farmaci specifici che sono stati sviluppati e hanno mostrato di essere molto efficaci nel trattamento delle malattie autoinfiammatorie, quali i farmaci biologici che inibiscono l'interleuchina 1, una molecola dell'infiammazione che è iperespressa in questo tipo di malattie. Quindi questi farmaci consentono un ottimo controllo delle manifestazioni cliniche e anche la prevenzione delle loro complicanze a lungo termine. Con andare avanti negli anni la tolleranza immunologica si riduce e lo sviluppo dell'autoimmunità è molto più frequente nei pazienti anziani. Basti pensare al mondo dei tumori, come ci spiega il dottore Dario Caputo. Proprio la ridotta tolleranza immunologica che fa sì che cellule impazzite o geni
che normalmente vengono controllati, vengono fuori e ci danno queste manifestazioni. La stessa cosa avviene anche per le malattie infiammatorie, per le malattie reumatiche in particolare. Ne troviamo sempre di più nuove, no, di queste malattie. Diciamo che oggi c'è anche un meccanismo legato al fatto che c'è un concetto più edonistico della vita e della sopravvivenza, del benessere, per cui si sopporta molto meno il dolore e questo fa sì che c'è la ricerca della felicità fino agli ultimi giorni della nostra vita. A molti pazienti affetti da malattie reumatiche viene offerto un percorso terapeutico, un vero e proprio programma che consiste nell'utilizzare farmaci biologici a domicilio. A domicilio va un reumatologo, quindi un medico reumatologo proprio previsto dal programma, che segue il paziente nell'aderenza alla terapia, segue il paziente nella somministrazione del farmaco e anche nell'eventualità di eventi avversi che il paziente possa presentare durante il percorso, viene seguito in tutti questi aspetti. Ai pazienti fa molto piacere perché si sentono un poco coccolati da questo programma e anche a noi medici fa piacere perché riusciamo a adeguare la nostra attività grazie anche a questi supporti di programmi che vengono offerti dall'ospedale. Una delle espressioni principali delle malattie reumatiche è il dolore. La prevalenza del dolore in Italia nella popolazione è molto elevata. Ci sono nel nostro paese ben 15 milioni di persone che hanno dolore e nella metà delle famiglie italiane c'è una persona che ha problemi. Tutto questo la induce a rivolgersi al medico di medicina generale. Da quel punto in poi nasce un percorso di inquadramento anamnestico, clinico, strumentale e successivamente una gestione integrata con gli altri specialisti del campo, dal reumatologo, dall'ortopedico, dal fisiatra, dall'oncologo in caso sia una patologia per quanto riguarda oncologica. Diciamo che oggi con la nuova legge che è nata nel 2010, della 38-2010, si è dato al medico di medicina generale un grosso onere, cioè quello di gestire in primo battuto il paziente con dolore. Infatti la legge dice proprio questo, che l'inquadramento iniziale, il trattamento iniziale del paziente con dolore deve essere fatto dal medico di medicina generale, in collaborazione con le strutture territoriali e con le strutture ospedaliere, soprattutto gli ambulatori della terapia del dolore. E questo è un dato molto importante perché il dolore, se non lo curiamo in tempo, non lo trattiamo in tempo, può diventare una vera e propria malattia. E quindi è fondamentale in tutto questo inquadrare la durata del dolore, inquadrare le caratteristiche e inquadrare l'evoluzione stessa dopo la terapia. In quanto oltre ad essere una invalidità fisica, il dolore determina un'invalidità a livello psichico e molto spesso, oltre ad essere una malattia, può essere un'invalidità cronica per questo paziente. Infatti vediamo molti pazienti anziani sofferenti, i quali per anni non hanno avuto trattamento, non si sono rivolti neanche al suo proprio medico curante per trattare il dolore, hanno delle disabilità molto elevate. Questo è il dato importante da tenere presente. Professore Galeazzi, quale sarà il futuro della reumatologia italiana? Una grande domanda. Il futuro è difficile prevederlo, però stando ai dati che abbiamo in mano e con la introduzione sul mercato di questi nuovi farmaci definiti biologici, la reumatologia ha già cambiato faccia. Negli ultimi 20 anni le cose sono cambiate drasticamente, naturalmente a favore dei malati questo, e anche di noi medici che ci sentiamo un po' più utili, potendo utilizzare dei farmaci che effettivamente mandano in remissione la malattia. Il futuro è roseo dal punto di vista dei nuovi farmaci che arriveranno, perché questo è solo l'inizio. Usciranno e stanno uscendo nuovi farmaci, non solo biologici, anche di nuove molecole di sintesi. Il problema che ci preoccupa molto è l'atteggiamento delle istituzioni, delle autorità sanitarie nei confronti di questi nuovi farmaci. L'assillo che loro hanno di imporre una riduzione di spesa su farmaci che dovrebbero essere dati comunque a tutti è un grosso problema, perché questo sta impedendo ora di trattare i nostri pazienti in modo più adeguato e siamo i terzultimi in Europa come prescrizione di farmaci biologici. Questa è una situazione grave che, se perdurerà nel tempo, ci farà restare indietro, ma molto indietro,
rispetto alle altre nazioni europee. Nell'ambito delle ottave giornate reumatologiche salernitane si è svolta anche una tavola rotonda tra medici e pazienti promossa dall'associazione Amarec, che ogni anno indice il premio dedicato al professore Roberto Marcolongo, padre della reumatologia italiana. Il professore Marcolongo è stato il papà della reumatologia nazionale. Quest'anno, tra l'altro, è stato un momento molto molto importante, in quanto abbiamo premiato appunto il presidente della SIR, la Società Italiana di Reumatologia, professore Mauro Galeazzi, e i due artisti, come anno premiamo anche due artisti, abbiamo premiato Loredana Spirineo e Giuseppe Carabetta.